Buonasera a tutti quanti, oggi 25 marzo, grande solennità dell'Annunciazione del Signore, il giorno nel quale tutte le cose sono state ricreate grazie al sì della Vergine Maria. Quest'oggi abbiamo, questa sera abbiamo l'occasione di pregare il Santo Rosario, cioè di ripetere tante volte il saluto dell'Angelo a Maria e di farlo dinanzi alla presenza reale del Signore Gesù Cristo, adorando il Signore Gesù Cristo. Papa Giovanni Paolo II diceva che il rosario si fa per contemplare Cristo grazie a Maria, assieme a Maria. La Vergine Maria, che l'ha tenuto in grembo, che lo conosce più di ogni altra persona, ci aiuta a riconoscere il suo volto, a contemplare Cristo assieme a Maria. È molto importante farlo in questo giorno, oggi, dell'Annunciazione del Signore. Sapete, c'era un grande santo, San Bernardo, che diceva che si immaginava che nel momento nel quale l'angelo va dalla Vergine Maria e le promette, che le annuncia che sarà la madre del Salvatore, lei chiaramente ha un attimo di titubanza. C'è una pausa tra l'annuncio dell'angelo e la risposta della Vergine Madre. E allora San Bernardo si immagina che in questa pausa l'angelo stia in una trepidazione tremenda, cioè si chiede cosa risponderà, e si immagina allora che tutta la creazione, che gli uomini, Adamo, tutto il genere umano, ma tutta la creazione trattenga, da una parte trattenga il respiro per conoscere questa risposta, dall'altro supplichi in pianto la Vergine Maria di dire di sì. Tutto il mondo è in attesa. Prostrato le tue ginocchia, dice San Bernardo, dalla tua bocca dipende la consolazione dei miseri, la redenzione dei prigionieri, la liberazione di tutti i condannati, la salvezza dei figli di Adamo, di tutto il genere umano. Vergine, dà presto la salvezza. Colui al quale è volto il desiderio di tutte le genti, batte fuori alla tua porta. Levati, corri, apri. Risponde in fretta. Eccomi, rispose la Vergine Maria, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Allora, questo momento, questa preghiera, questa sera serve soprattutto per poter avere la grazia da Dio e la libertà da parte nostra di rispondere così al Signore: avvenga di me secondo la tua volontà. Eccomi, sono pronto a fare la tua volontà. Avvenga secondo la tua parola, cioè mi unisco al potere della tua parola. Un'ultima cosa, un'ultima parola di introduzione. Oggi, 25 marzo, esattamente 720 anni fa, cioè il 25 marzo dell'anno 1300, Dante immagina di iniziare il suo viaggio nella selva oscura. Perché lo inizia? Perché la Vergine Maria si è resa conto che vagava in una selva oscura. Allora lei che fa? Chiama Santa Lucia. Santa Lucia che fa? Chiama Beatrice. Beatrice che fa? Manda Virgilio. Allora chiediamo anche, come ha fatto sul buon Dante, che la Vergine Maria volga su di noi il suo sguardo, che tante volte vaghiamo nella selva oscura delle nostre tristezze, delle nostre ansie, delle nostre paure, dei nostri peccati. Ci mandi un angelo, un annunciatore, una guida, che ci tragga dalla selva oscura alla comunione con Dio, alla vita della sua grazia. Ce lo tenga, questo momento di preghiera tutti assieme. L'ultimissima cosa, preghiamo oggi mercoledì i misteri della gloria. La gloria di Dio non è come la nostra gloria, cioè che ci vantiamo di qualcosa. La gloria di Dio è ciò che Dio fa. Questa è la gloria di Dio, l'opera che fa. Allora, nei misteri della gloria, prima di ogni mistero, faremo una brevissima introduzione per capire che cosa fa, che opera vuole fare Dio in questo mistero. Il Papa Giovanni Paolo II, commentando i misteri della gloria, diceva che in questi misteri siamo invitati a contemplare la gloria di Cristo. Questi misteri, in maniera particolare quelli di oggi, alimentano la nostra speranza, ci sostengono nel cammino della vita
e ci aiutano ad annunciare il Vangelo. Allora, che questo rosario ci aiuti in questo: sostenere la speranza, aiutare nel cammino della vita e consentire a tutti noi di annunciare a tutti la buona notizia del Vangelo. Buona serata e buona preghiera a tutti quanti. Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preziosi, quem in mundi precium, fructus ventris generosi, rex e fudit Nobis nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui mora singolatus, miro clausit ordine, in supreme notte cene, recumbens cum fratribus, observata legge plene, cibis illegalibus, cibum turbe duodene, sedat suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carnem effici, fitque sanguis Christi merum, et si sensus defici, ad firmandum cor sincerum, sola fide suffici. Nel primo mistero della gloria si contempla la risurrezione dai morti del Signore nostro Gesù Cristo. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome di buon mattino andarono al sepolcro. Entrando, videro un giovane che disse loro: «Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui». Allora abbiamo detto che nei misteri della gloria contempliamo l'opera di Dio, ciò che Dio è e ciò che Dio fa. E l'opera per eccellenza di Dio qual è? Trarre la vita dalla morte. L'opera per eccellenza di Dio è la Pasqua. Mai dimentichiamoci, soprattutto in questi giorni, che il destino dell'umanità è uno solo: la Pasqua di Cristo. E questa è la legge fondamentale dell'esistenza dell'uomo. Partecipare, siamo fatti per partecipare alla Pasqua di Cristo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e sempre. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione del Signore nostro Gesù Cristo al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola coi prodigi che l'accompagnavano. La seconda opera, il secondo mistero, la seconda realtà, la seconda gloria che si contempla in questo rosario è l'ascensione al cielo. Che cosa fa? Che cosa ci dice di Dio e della sua opera? Che Dio apre i cieli. Mai come in questi giorni in cui vediamo così gravare sul nostro testa il cielo che sembra plumbeo, il futuro oscuro, mai come oggi abbiamo bisogno di questo annuncio, che Cristo ha aperto i cieli, che il cielo è aperto, che sulla nostra testa non c'è un muro di cemento armato, ma c'è la vita divina, c'è il cielo, siamo fatti per questo. Questa è l'opera di Dio, aprire il nostro cielo. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto Gesù, il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gloria si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che s'abbatte gagliardo. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. La terza realtà che contempliamo in questi misteri di gloria è il fatto che Dio dimostra la sua opera donando lo Spirito Santo, cioè donando se stesso, riempiendo gli apostoli che erano traditori, paurosi, insicuri, divisi, questo gruppo di persone chiuse in una stanza, feriti dal tradimento, dalle paure, dalle divisioni, dai loro peccati, diventano arati della grazia in tutto il mondo. Questa è l'opera dello Spirito Santo. Sapete che Dio non ci nega mai lo Spirito Santo. Noi magari non glielo chiediamo mai, ma Dio non ci nega mai lo Spirito Santo quando glielo chiediamo con tutto il cuore. Chiediamogli in questo mistero del Rosario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti: Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la resurrezione dai morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Questo quarto mistero di gloria, l'assunzione in corpo e anima della Vergine Maria in cielo, cioè colei che ha fatto la volontà di Dio, ha ricevuto in sé, custodito in sé la parola di Dio, essendo stata liberata dal contagio dell'antico male, per un privilegio singolare, non è passata attraverso la porta della morte naturale, ma è subito salita alla gloria del cielo. Noi tutti passeremo invece attraverso questa porta, questo passaggio obbligato, ma il destino, seppur per una via diversa da quella della Vergine Maria, il destino è quello stesso, il cielo. Anche questo mistero del Rosario ci fa vedere che questo destino di cielo non è soltanto per Cristo, ma è anche per una creatura, la Vergine Maria, che la Vergine Maria rappresenta universalmente tutta la Chiesa e singolarmente ogni anima. Ricordate quello che dice la fede della Chiesa: ciò che avviene specialmente per Maria avviene universalmente per tutti i credenti in Cristo e singolarmente per ogni anima cristiana segnata dal battesimo e che è vissuto nella fede e nella grazia di Dio. Allora chiediamo al Signore che ci consenta di vedere a tutti i giorni della nostra vita contemplando il cielo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,
come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, sul suo capo una corona di 12 stelle. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Questo quinto mistero precisa ancora di più qual è il destino speciale della Vergine Madre, universale della Chiesa e singolare di ogni uomo, e qual è quello di essere incoronato da Cristo. Ci ha fatto il Signore per essere re, sacerdoti e profeti. Il demonio ci riduce sempre a suoi servetti, a suoi imitatori, a suoi piccoli colonnelli. Invece il Signore ci ha fatto per essere re. Se andate nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma, questa basilica, adesso non ci potete andare, insomma, quando finisce tutto il macello, vedete l'abside in fondo, dove c'è sullo stesso trono largo, con un divano, il Signore Gesù Cristo che incorona la Vergine Maria e dice: vieni, amata mia, ti metterò sul mio trono. In Cristo Dio ha preso l'ultimo posto, la culla, che infatti è conservata proprio sotto questo trono. A lui ha preso la culla per darci il trono. Lui si è fatto servo per farci. Quello è il destino dell'umanità
ed è la misura dell'opera di Dio che cambia tutto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. Rinunci tu in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Preghiamo per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dolcedo, espes nostra salve. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Grazia Divina, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio della Santità Divina, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata a Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Casa d'Oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Veri Cristiani, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudisci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, o Maria, tu splendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo romano, sai di cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questa prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci alla tua volontà, alla volontà del Padre, e a fare ciò che ci dice Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze, si è caricato dei nostri dolori per condurci attraverso la croce alla gioia della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Tantum ergo sacramentum, veneremur celui, et an
antiquum documentu, no voce da attribuis, preste fide supplementu, sensum de Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù Cristo nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù Cristo nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in questa brezza che ristora il cuore, roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima. Adoro te, fonte della vita. Adoro te, Trinità infinita. I miei calzari leverò su questo santo della vita. Adoro te,
presenza tua mi prova.